Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video all'aperto, c'è una bellissima giornata e quindi non avevo voglia di stare chiusa in casa e quindi ho pensato di uscire e cercherò di girare questo video appunto all'aria aperta. Spero che mi vediate bene. E nulla, iniziamo subito. Allora, il video di oggi è un video di recensione e confronto, diciamo così, su una particolare tipologia di prodotto che sono le acque micellari. Ovviamente nel corso degli anni ne ho provate diverse, ne ho provate tante. Quelle che vi mostro in questo video oggi sono 6 di differenti fasce di prezzo, anche se principalmente sono comunque low cost, a parte una. E quindi ve le mostrerò e vi spiegherò un attimino come mi sono trovata e quelle che sono secondo me le differenze e le migliori tra queste 6. Nei prossimi video sicuramente ne vedrete anche altre, però finite e testate bene per il momento ho queste. Quando poi vi avrò mostrato il video dei prodotti finiti dove ce ne saranno altre, sicuramente vedrete anche quelle. Allora, la prima di cui vi voglio parlare è un'acqua micellare famosissima, è l'acqua micellare di Garnier. Questa qua in particolare è quella fresh, versione verde, quindi col tappo verde, che è quella per pelli normali e miste. La caratteristica di queste acque micellari è quello di struccare, ma allo stesso tempo, in questo caso questa qui purificante, purifica e opacizza. A seconda della tipologia, quindi hanno differenti risultati. Questa acqua micellare mi piace tantissimo, non è un segreto, quindi non è una novità quella che vi sto dicendo in questo video, perché in realtà anche nel video, insomma, dei prodotti finiti dove ve le mostravo, vi ho già detto che comunque è un prodotto che mi piace molto, ma non solo a me, è un prodotto che piace in generale. Per tanti motivi. È super efficace, quindi strucca benissimo. Lascia effettivamente la pelle opacizzata, come dice, ma che non tira. Poi, ovviamente, è specifica per viso, occhi e labbra e non brucia, cosa che in realtà non è da sottovalutare, perché io abituata con queste che struccano bene e non mi bruciano mai. Quando mi è capitato di utilizzare altre acque micellari, di cui vi parlerò, che invece mi bruciavano da morire gli occhi, ho capito che in realtà è un plus e non è da tutti effettivamente questa cosa. È un maxi formato, quindi comodo, conveniente. Questo è da 400 ml, quindi comunque un bel formato grande. E il suo prezzo si aggira. Io l'ho trovato anche a meno di 3 euro. Il sacchetto è volato, fa niente. Scusate tra l'altro se sentite magari qualche rumore, ma ovviamente essendo all'aria aperta c'è gente che, insomma, che lavora, che taglia il prato e qui in parte ho una proprietà enorme con un parco molto bello e ci sono sempre giardinieri che lavorano e oggi, guarda caso, sono lì. Vabbè, comunque tornando a lei, dicevo il prezzo la potete trovare ovunque, quindi di super reperibilità. Va dai appunto 3 euro, facciamo perché è difficile comunque trovarla a meno, anche se mi è capitato, dai 3 ai 5 euro, quindi comunque un prodotto low cost considerando anche la quantità. Efficace, delicata nel senso che non brucia, ma strucca perfettamente qualsiasi tipo di make-up, anche il waterproof, anche se non è specificato. E la cosa che in realtà non bisognerebbe fare, però sono sincera, ogni tanto a me capita di non sciacquarla, quindi è comunque un prodotto comodo perché appunto non richiede per forza di cose un risciacquo subito dopo, a differenza ovviamente di un detergente o di altri struccanti oleosi o insomma di altro tipo, anche se appunto insomma, contenendo dei tensioattivi sarebbe meglio comunque andare a risciacquarla, però anche sulla confezione è specificato che strucca, purifica e equilibra la pelle in un unico gesto e senza bisogno di risciacquare viso, occhi e labbra. E quindi mi piace tantissimo, l'ho acquistata tante volte ed è un prodotto che sicuramente promuovo.
sua sorella, a cui manca il tappo, poverina, è la versione, questa qui col fiordaliso, quindi la versione azzurra, che avrebbe il tappo azzurro, ma io ho tolto perché ne avevo un'altra confezione nelle scorte che mi era caduta, si era rotta il tappo, quindi il tappo che non vedete su questa l'ho preso e messo sull'altra. Questa è un'altra tipologia, quindi fanno parte, sono entrambe appunto di Garnier, sono ormai famosissime. Questa è la versione bifasica, nel senso che all'interno vedrete due colori, quindi azzurro e il trasparente come questa. La parte azzurra è quella, diciamo, oleosa, per quello che si chiama appunto, cioè che si dice bifasica, perché ha le due fasi, acquosa e oleosa, che vanno miscelate, mischiando bene il tutto, e l'olio aiuta a rimuovere il make-up, quindi in realtà qualsiasi olio rimuove e scioglie il trucco, quindi il fatto di avere una componente oleosa all'interno di uno struccante fa sì che lo struccaggio sia molto delicato ed efficace grazie proprio alla particolare emollienza dell'olio che scioglie e strucca. Quella al fiordaliso azzurra è quella indicata per pelli sensibili. Io è vero sì che ho una pelle mista che tende a lucidarsi e quindi questa per me è ottima, ma è anche vero che ho una pelle sensibile, quindi soprattutto d'inverno tende ad arrossarsi. E dopo lo struccaggio, se per esempio ho fatto un trucco un po' pesante, quindi ho sfregato particolarmente il viso per struccarmi, o mi capita spesso anche quando faccio gli scrub o le maschere purificanti, di avere il viso tutto arrossato, ho quindi anche una pelle particolarmente sensibile. E quindi ho voluto provare ad acquistare e provare anche questa. Che allo stesso tempo strucca, deterge, e in questo caso rilassa senza risciacquo, viso, occhi e labbro, adatto a chi indossa lenti a contatto, non lascia residui oleosi. Tutto vero, quindi io non porto lenti a contatto, quindi per quanto riguarda l'efficacia, con le lenti a contatto, quello non vi so dire perché non le porto, non porto occhiali, quindi non vi so dire. Però sicuramente è super efficace nello struccaggio come questa. Anche meglio quando si tratta di prodotti waterproof, perché avendo la componente oleosa riesce ad agire meglio anche sul trucco più resistente. E allo stesso tempo effettivamente è molto delicata ed emolliente. Non lascia i residui oleosi, quello no. Però sicuramente la pelle risulta molto più morbida e sì, morbida e meno asciutta rispetto che quando utilizzo questa. Quindi con questa riesco a sentire effettivamente un effetto più opacizzante e purificante. Questa invece effettivamente ha un effetto più emolliente, che lascia, non dico non la pelle unta, ma proprio più morbida. E anche questa è sempre 400 ml, entrambe hanno 6 mesi di PAO, quindi non è un PAO in realtà altissimo considerando la quantità, però io truccandomi comunque tutti i giorni non ho difficoltà nel terminarle. E generalmente questa, essendo una linea, quella forse un po' più nuova tra tutte, la si trova forse a 1 euro, qualche euro in più rispetto a questa qui che ormai è anni che c'è. Però insomma, quando sono in offerta comunque conviene sempre. Io ho utilizzato anche la versione gialla di questa qua micellare, che mi era piaciuta tantissimo all'epoca, che però purtroppo ora non ho qui per mostrarvela, quindi non l'ho inserita nel video, però faccio una piccola menzione perché comunque anche quella mi era piaciuta. La versione gialla è sempre bifasica oleosa, è adatta dalle pelli un po' più secche, appunto, grazie anche a questa componente emolliente. Struccava benissimo il trucco waterproof, sempre grazie alla presenza dell'olio, ma devo dire, e prezzi insomma sempre in linea.
Quindi erano tre differenti tipologie e c'è l'altra che è quella rosata, anche quella provata e quant'altro, però è quella forse che preferisco meno. Diciamo che questa racchiude le caratteristiche che mi piacevano sia di quella rosa che di quella gialla, perché di quella gialla mi piaceva il fatto che fosse super efficace contro qualsiasi tipo di trucco, quindi che mi andasse a rimuovere veramente in maniera veloce ed efficace il make-up, anche waterproof lunga durata, e allo stesso tempo era delicata ed idratante ed emolliente. La versione rosa era quella per le pelli un pochettino più sensibili, non era bifasica, quindi era diciamo trasparente, classica come questa. Quindi diciamo che io con queste due ho trovato le mie due preferite, perché questa fa una cosa e questa ne fa un'altra. E tra le quattro varianti di acqua micellare Garnier, queste due sono sicuramente le due che da adesso in poi riacquisterò quando ne avrò bisogno, quando le troverò in offerta, quando vorrò riacquistarle, insomma, perché sono quelle che racchiudono le caratteristiche di cui ho bisogno e che mi piacciono in queste acque micellari. Poi, passando invece a un altro brand, qua parliamo invece di un prodotto biologico. Stiamo parlando di quest'acqua micellare di Fior di Magnolia. Queste sono 200 ml e 12 mesi di PAO, quindi 6 mesi in più, nonostante sia un prodotto biologico. Ops, no, il vento vola tutto, il sacchetto là sta andando, vabbè, in realtà ci sta questa rettina, però siccome se le confezioni sono vuote di plastica, mi va tutto in giro. Allora, dicevo, questa è certificata ICEA, spero che metta fuoco e che possiate vedere, perché io all'anteprima non vedo un bel niente, quindi non mi vedo neanche mentre vi parlo, spero che sia tutto ok. Comunque, acqua micellare biologica tripla azione con estratto di magnolia, succo di aloe ed estratto di rosa damascena. Prodotto appunto biologico certificato, low cost, super low cost, perché questa costa 2 euro... su 2/3, non mi ricordo se 1,99 o 2,99, ora ho il dubbio, comunque un prezzo molto molto basso, e la potete acquistare da Eurospin, quindi è un'acqua micellare anche se biologica, da non supermercato neanche, perché non la trovate nella grande distribuzione, quindi non nelle catene, insomma, tipo Iper, tipo Ocean, quelle lì grandi, diciamo, ma è un discount low cost, l'Eurospin. Vi ho fatto comunque il video specifico di tutta la linea biologica che potete trovare da Eurospin, quindi se avete un Eurospin vicino e vi interessa, date un'occhiata, insomma, a quel video, perché appunto vi mostro i vari prodotti presenti nella linea. Io li ho acquistati tutti tranne la crema mani. E questa qua micellare devo dire che mi è piaciuta. Piccolo prezzo, ma efficace. Non ho avuto nessun tipo di problemi di bruciore di occhi. Struccava bene, lasciava la pelle bella pulita, detersa, morbida. Molto simile, devo dire, come effetto a quella di questa qui. Quindi diciamo che questa ovviamente è la versione biologica, questa no, però come risultati le ho trovate piuttosto simili. Ovviamente se siete delle epatite, del bio, avete particolari esigenze, quindi volete specificatamente un'acqua micellare biologica e quindi non vi va di acquistare Garnier perché non lo è, sappiate che appunto questa qui di Fior di Magnolia della linea Eco Bio è molto simile, diciamo così, a tripla azione, perché strucca, deterge, ma idrata anche. Quindi qua dice un solo gesto, tre azioni differenti, un'azione struccante intensiva, una detergente delicata e grazie al particolare pool di attivi una idratante. E niente, anche qua indica il risciacquo non è necessario. Vabbè.
Devo dire che anche il packaging comunque essenziale ma carino è un prodotto che sicuramente potrei riacquistare. Quindi ve lo consiglio se avete un Eurospin e devo dire che comunque per essere un prodotto biologico, paragonandolo ad altre acque micellari che potete trovare in commercio sempre biologiche, questo ha un ottimo rapporto qualità-quantità-prezzo, quindi consigliatissimo. Poi, sempre un'altra acqua micellare, sempre biologica, stiamo parlando dei provenzali, quindi questa linea è quella appunto alla rosa moscheta, famosissima, facile reperibilità anche questa, come quelle Garnier, le potete trovare un po' ovunque nei supermercati in generale. È un'acqua biologica anche questa delicata, vedete che il delicato ricorre nei prodotti che utilizzo perché comunque mi rendo conto che la mia pelle è abbastanza sensibile, quindi ha bisogno di qualcosa di delicato. Questo anche questo strucca viso, occhi, labbra e non mi ha dato problemi di bruciori come quelli che appunto vi ho mostrato finora. È una cosa importante perché, ripeto, mi sono resa conto provandone alcuni che invece bruciano di maledetto, che è una delle caratteristiche che per me è importante perché io l'acqua micellare la utilizzo perché voglio un prodotto veloce, facile da utilizzare, rapido, che mi aiuta a struccare tutto, viso, occhi, labbra in pochi minuti senza diventare matta e senza soffrire. Questo è senza alcol, senza profumo, e dice cosmetico, biologico, scritto qui. Certificato 100% Made in Italy. Questa è quella per pelli normali e miste. In realtà tutta la linea, questa qui la rosa moscheta, era per pelli normali e miste. Fate attenzione perché dei provenzali che hanno degli ottimi prodotti e comunque inci buoni, però non tutti i prodotti sono biologici certificati, quindi sono comunque buoni prodotti, ma non tutti fanno parte della linea bio, ecco, quindi comunque in generale attenzione. Allora, di questo prodotto mi è piaciuto. Allora, il packaging sì, che è fatto così di quelli a sapone, anche se devo dirvi la verità, io preferisco ancora queste tipologie che versate, perché quando sono fatti così il problema è che mi schizzano, quindi può essere, o non sono brava io ad usare il giusto peso sul coso, sull'erogatore per schiacciare col dito e quindi mi schizza, però insomma lo trovo un po' scomodo da questo punto di vista, perché appunto schizza. Scusate questo ripetersi di parole, ma non riuscivo a dirlo in un'altra maniera. L'erogatore mi schizza in giro. Quindi, per quanto questo prodotto mi sia piaciuto, considerando anche il prezzo che è un pochettino più alto rispetto a questo, considerate che sono sempre 200 ml, questo sono 9 mesi di PAO, diciamo che forse riacquisterei questa per una questione di prezzo. Questa costa un pochettino di più, anche se comunque l'ho vista in offerta anche sui 3 euro, diciamo così. Calcolate però che sono 200 ml contro i 400, per esempio, di questa, che può costare uguale. Dipende tutto che cosa cercate, che cosa volete. Questo è un prodotto biologico, questo invece no. Quindi siamo sempre lì. Dipende un pochettino dalle vostre esigenze. Sicuramente è molto molto delicata. In generale della linea, questa qui è la rosa, io ho provato contornocchi, il tonico. L'acqua micellare mi è piaciuta. Potrebbe essere un prodotto che vado a ricomprare se lo trovo in offerta. Ma forse a prezzo pieno no, ma semplicemente perché faccio dei paragoni. Quindi, escludendo la parte non biologica, che ovviamente costa un po' di meno e ho una quantità maggiore, se comunque lo paragono a questo che è la stessa quantità e sono entrambi comunque prodotti con buoninci biologici, forse appunto per il prezzo tendo a preferire questo, ma questa non ha niente comunque che non vada, ecco, comunque mi è piaciuta. L'unica cosa, forse anche lì, per quanto riguarda l'efficacia struccante,
tendo a preferire ancora le altre, ecco. Poi, allora, passiamo invece a un prodotto super low cost, non biologico, e stiamo parlando di Balea. Allora, quest'acqua micellare è favolosa da tantissimi punti di vista. Allora, questa è la versione per pelli sempre miste con acqua di Amamelis, sono 400 ml esattamente come quelle Garnier, quindi hanno un formato molto molto simile. Il prezzo però è decisamente più basso, perché questa viene 2,99 euro, prezzo fisso, diciamo, scusatemi, quindi 2,99 euro, quindi 3 euro per 400 ml. Esiste anche la variante per le pelli più secche, io ovviamente ho preso quella appunto per le pelli miste e sensibili, quindi è una combo di quello che mi serve, è scritto dietro ovviamente, quindi acqua micellare con acqua di Amamelis 400 ml per pelli mista e sensibile, detersione efficace per viso, occhi e labbra con pantenolo, glicerina e acqua di Amamelis senza profumo. Allora, devo dire che questa è uno di quei prodotti che io chiamo da battaglia, nel senso, quando ci sono confezioni grandi, quindi in formato diciamo risparmio, e un prezzo bassissimo e un'alta reperibilità, li chiamo appunto da battaglia, perché hanno insomma queste caratteristiche che me li fanno acquistare con facilità e usare con facilità. Poi dipende, perché questa la potete trovare ovviamente solo al DM, quindi dipende se avete DM vicino e a disposizione per l'acquisto, e io Dio spero per voi di sì. E mi è piaciuta molto perché è super efficace, quindi strucca bene, appunto non ha nessun tipo di profumo né niente, quindi comoda da utilizzare, non dà fastidio per qualsiasi tipo di persona, lascia la pelle appunto, che mi dà l'idea di essere bella pulita, non super purificata, quindi non ha un effetto astringente o che altro, non tira né nulla, lascia la pelle comunque bella morbida, non super idratante, contiene comunque Amamelis, che è comunque un po' astringente, ma non lo avvertite sulla pelle, sentite una sensazione di purificazione e di pulizia. Prodotto ottimo, devo dire che l'ho comunque paragonata un pochettino anche questa alla sua cugina di Garnier, diciamo, per gli effetti sono molto simili, perché sono entrambe appunto per pelli miste. Anche qui diciamo che il prezzo gioca a favore di Balea, perché è un prezzo veramente piccolo, sempre fisso, diciamo, per questi 400 ml, mentre Garnier dipende un pochettino dove l'acquistate, se la trovate con qualche sconto, è variabile. Sicuramente la reperibilità di Garnier è più alta rispetto a questa, che se non avete un DM ovviamente non potete neanche vederla, però ottima, ottima, ottima. Ed è sicuramente un prodotto che riacquisterei, anzi riacquisterò, e che mi piace molto, e che se potete reperirla, insomma, vi consiglio di acquistare e di provare. Ne vale la pena, perché comunque il prezzo è piccolo ed è un bel formato, non brucia assolutamente, strucca bene, quindi io mi sono trovata divinamente e ve la consiglio. Poi, ultimo prodotto, ma non per importanza, anzi, è il prodotto più costoso di questa carrellata di acque micellari, invece l'acqua micellare di Bioderma. Quindi in questo video abbiamo visto acque micellari da supermercato, acque micellari biologiche e acque micellari, diciamo, da discount, e acque micellari da farmacia. Allora, questo è in assoluto il prodotto appunto più costoso, e costa veramente parecchio. Io ho acquistato quest'acqua micellare perché è famosissima nel mio ambiente, diciamo così, perché è veramente veramente un'acqua micellare ottima, super delicata, ideale per tutti i tipi di pelle, anche quelli più sensibili,
efficace a livello proprio di struccaggio e soprattutto è l'acqua micellare più amata da tutte le top, da tutte le modelle che alcune volte se fanno le fighe non si fanno struccare con altro e quindi uno poi nei set, nelle sfilate così deve andare a cercare acqua micellare Bioderma agli altri makeup artist perché la sua modella non si lascia struccare con altro. No, vabbè, sono così, storielle. Però, insomma, sicuramente nel mondo beauty professionale, quest'acqua micellare è tra quelle più in voga, tra quelle più utilizzate e amate dai professionisti, ma anche appunto da chi le utilizza, quindi appunto dalle modelle, attrici, quello che è che si struccano con questo prodotto. È un prodotto appunto da farmacia, quindi lo potete reperire, io l'ho acquistato parafarmacia, farmacia. Questo è un bel boccettone grosso da 500 ml, quindi il formato più grande tra tutti, però il prezzo è veramente alto perché costa la bellezza di 14-15 euro, adesso non ricordo precisamente, ma veramente, veramente, veramente tanto. Io avevo anche la versione piccolina, che non so più dove è finita, non so se l'ho buttata perché è finita. O se l'ho messa da qualche parte. Vabbè, comunque esiste anche un formato più piccolo. E io li avevo entrambi perché quella piccola era comoda appunto da tenere nel trolley del lavoro quando si va in giro per truccare. Va benissimo per viso e occhi, quindi anche questa super delicata, non brucia assolutamente. È appunto indicata per i sensibili come è indicato anche qua. Quindi un prodotto ottimo, un'acqua micellare sicuramente eccezionale. È un piacere utilizzarla. Il fatto che sia un prodotto di farmacia, venduto in farmacia, mi fa pensare comunque che sto facendo veramente un gesto buono e positivo per la mia pelle, per la mia detersione. Però se devo essere sincera, io tutta questa differenza di prezzo non la giustifico, perché veramente è un prodotto ottimo, però non noto tutta questa differenza, tutti questi benefici, tutto questo wow rispetto poi agli altri che vi ho mostrato. E quindi rispetto a questo confronto appena fatto, io il prezzo così elevato di questa purtroppo non lo giustifico ed è per questo che ovviamente se l'acquisto l'acquisto proprio perché ne ho la necessità lavorativa, mentre sinceramente per me posso anche utilizzare altro perché mi trovo comunque molto molto bene anche con altri prodotti. Quindi a questo punto siamo arrivati al momento della classifica, tenendo in considerazione tutti i fattori di cui vi ho parlato, quindi la reperibilità, il prezzo, la quantità, l'efficacia e il fatto che siano più biologiche oppure no. Tenete presente che per me non è una prerogativa essenziale. Se posso avere un prodotto biologico a un giusto prezzo e mi piace, è efficace tutto, sì, ma come vedete non disdegno anche altro, assolutamente. Quindi la classifica a questo punto prevede l'acqua micellare di Balea, questa qui per pelle miste alla Mamelis al primo posto. Poi, come secondo posto, ci metto a questo punto questa qui invece, bifasica, molto efficace e delicata di Garnier, acquistata in offerta. Dopodiché, ci metto l'acqua micellare biologica, di Fiori di Magnolia, che assomiglia molto a questa, e quindi la metto per prima semplicemente per una questione di prezzo, diciamo così, tenendo conto del prezzo pieno di questi prodotti e non in offerta, perché sennò ovviamente in offerta già si potrebbe rivoluzionare la classifica.
Questa la mettiamo al quarto posto, quindi subito dopo, visto che sono molto, molto simili. Metto la Bioderma non ultima perché mi dispiace troppo, perché comunque è eccezionale, però il fattore prezzo sicuramente influisce, anche se comunque è un prodotto che per forza riacquisterò per esigenze lavorative. Però diciamo che non merita di stare tra i primi per questo motivo. E purtroppo all'ultimo posto a questo punto devo mettere l'acqua biologica dei Provenzali, perché per quanto riguarda il prezzo, la quantità, anche se biologica, secondo me non merita di stare prima delle altre. Quindi questa è la mia classifica, diciamo così, che valuta tanti aspetti. E è un mio gusto personale, ovviamente non vuol dire che uno di questi prodotti sia non buono o meglio o peggio di un altro in assoluto, ecco, ma sono le mie valutazioni, le mie considerazioni. Spero che di essere stata chiara e spero che il video vi sia stato anche utile per capire un attimino meglio questi prodotti e magari per appunto aiutarvi nei prossimi vostri acquisti. Io vi saluto e al prossimo video, un bacione!